Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato ai top e flop low cost del periodo. Allora, parto da un gel detergente viso ed è il gel detergente biologico alla rosa moschetta dei provenzali. Questo lo sto utilizzando già da un po', è praticamente terminato. È un gel detergente purificante, però allo stesso tempo non va a seccare la pelle, non la fa tirare dopo l'utilizzo. È indicato secondo me anche molto per la stagione estiva perché ha una texture gelatinosa, leggera, fresca e va proprio a pulire la pelle senza però farla seccare. È un gel che non fa tantissima schiuma, va un pochino emulsionato con acqua tra le mani per fare più schiuma, però è un gel con cui mi sto trovando molto bene la mattina proprio per andare a risvegliare l'incarnato. Questo lo trovate in grande distribuzione, io l'avevo preso da Tigotà in offerta, l'avevo pagato circa sui 4 euro, comunque è veramente un ottimo prodotto. Un prodotto che invece vi ho mostrato poco tempo fa nel video haul sul bottino del DM è un siero che mi ha colpita fin dal primo utilizzo, lo sto utilizzando da una settimana e mi sta piacendo tantissimo. È il siero alla vitamina C di Balea, che ho tanto cercato e finalmente sono riuscita a trovare l'ultima volta che sono andata al DM. È un siero lattiginoso, adesso ve lo faccio vedere, è un siero in crema che mi sta piacendo tanto alla mattina sotto alla crema solare. Vedete, questa è la consistenza. È bello idratante, però non risulta assolutamente unto o grasso all'utilizzo. Si assorbe bene, ha una profumazione di arancia che mi piace molto ed è un siero che lascia la pelle super luminosa e compatta. Un prodotto molto economico ma super performante. Per chi mi ha segnalato il problema della pipetta, vi dico come faccio io perché la pipetta non preleva come i normali sieri, praticamente quando voi andate a mettere dentro schiacciate e prelevate. Questo funziona un po' come il siero che ho utilizzato in passato di Biofito Relax, quello che faceva anche da contorno occhi, che mi è piaciuto tra l'altro tantissimo, ecco un po' ci assomiglia come consistenza. Praticamente dovete schiacciare la pipetta prima di inserirla nel flacone e mollarla quando è già inserita e così preleva il prodotto. Non ho mai avuto problemi a prelevarlo, però se lo prelevate quando è già giù, è già inserito, non funziona. Quindi schiacciate prima di inserire e quando viene su dopo preleva il prodotto perfettamente. È stato un vero e proprio colpo di fulmine e sono contentissima di averlo trovato. Poi, parlando invece di crema solare, la crema solare che per me è super promossa è questa di Garnier, l'antimacchie super UV con acido ialuronico, protezione 50+. Questa la sto utilizzando la mattina andandola ad alternare al suo dupe praticamente, che è lo Shaka fluido della Roche-Posay, sempre 50+. Sono praticamente identiche queste due creme a livello anche di ingredienti. Questa di Garnier in più ha l'acido ialuronico e ha anche dei fermenti all'interno, però è veramente identica come performance sul viso. È una crema solare invisibile, non fa assolutamente scia bianca, dovete shakerare molto bene prima dell'utilizzo perché è parecchio liquida. Ve la provo a mostrare. Vedete, è fatta così. E poi alla fine, quando l'andate a massaggiare, si assorbe veramente subito, cioè vi faccio vedere, si assorbe all'istante, non mi fa lucidare durante il giorno, non è grassa, unta, rimane proprio bella asciutta. E messa anche sotto al fondotinta non mi dà alcun tipo di problema. Considerate che è una crema solare che va bene anche per la zona del contorno occhi, come poi questa, perché non va a irritare gli occhi. Infatti,
qui c'è scritto che anche anti-irritazione, occhi senza profumo, ipoallergenica, protegge da UVB, UVA e UVA lunghi ed è veramente una crema super che vi consiglio. Io l'avevo acquistata da Tigotà con lo sconto 30%, la trovate anche su Amazon, la trovate abbastanza facilmente questa crema e sono 40 ml. Quella della Roche-Posay invece sono 50 ml. Contiene alcol, ma non mi dà alcun tipo di problema. Anche questa contiene alcol, vi dico, la formulazione è praticamente la stessa. Un altro promosso è poi sicuramente questo shampoo secco al cocco di Balea, che vi ho mostrato sempre in quel video famoso. Questo è uno shampoo che ha una profumazione di cocco abbastanza persistente e mi fa temporeggiare allo shampoo successivo, praticamente. Io tampono con la mezza giornata, come vi dico sempre, non lascia residui e dà proprio freschezza ai capelli, dà quella rinfrescata e anche un pochino di volume che permette di temporeggiare quella mezza giornata. Super approvato. Sempre al cocco e sempre di Balea, promossissima anche la maschera. Questa che ho acquistato sempre l'ultima volta, maschera viso idratante in tessuto con latte di cocco ed acido ialuronico. Questa ha meno siero rispetto alla Nutribomb di Garnier, quindi ci faccio una volta ed è fatta in questo modo, perfetta come grandezza. Mi lascia anche questa la pelle nutrita, idratata, luminosa senza andarmela a ungere. Non è una maschera che rimane appiccicosa, una volta che l'ha andata a togliere il siero non rimane appiccicoso e mi è piaciuta tantissimo questa, quindi anche questa se avete un DM ve la consiglio perché è in limited edition, quindi non penso che rimarrà per tanto, ma è ottima, praticamente lo stesso effetto della Nutribomb però con meno siero e rimane anche un pochino più asciutta. Promossissima. Due prodotti per le unghie poi promossi sono il primer di Astra, levigante, uniformante, rinforzante. Questo è quello che indosso oggi, ho fatto due passate e basta, non ho messo top coat, non ho messo altro. È un primer che aiuta nella stesura dello smalto, ma può essere indossato tranquillamente da solo anche perché ha questo colorino rosato che a me piace molto anche da solo per fare tipo una French manicure. Dona un aspetto naturale alle unghie e fa sì che risultino curate. È un primer che si asciuga anche velocemente, quindi questo è assolutamente un altro promosso del periodo, insieme al top coat, il Fast Gloss Top Coat. Questo è un top coat effetto gel, asciuga in 40 secondi e rimane fino a 11 giorni. Allora, io 11 giorni difficilmente li faccio con lo stesso smalto, ma proprio di mio, perché non mi piace avere sempre lo stesso smalto. Io questo l'ho testato fino a 7 e mi è durato tranquillamente. Si comincia un pochino a mangiare lo smalto in punta, ma quello è normale. Questo ha un'asciugatura veramente rapida ed ha un effetto anche gel che mi piace molto. Considerate che i top coat ad asciugatura rapida tendono a seccarsi prima anche a livello di prodotto, quindi chiudeteli sempre bene perché poi tendono anche a fare fili dopo un pochino di tempo che li avete aperti. Si possono utilizzare lo stesso, però quando hanno molti fili dopo si fa fatica. Comunque anche questo è un ottimo prodotto, low cost, funziona benissimo, si asciuga in modo rapido. La stesura è bella uniforme anche di questo primer, la stesura è uniforme, quindi questi due prodotti sono assolutamente promossi. Poi, sempre di Astra, della linea Pure Beauty, promuovo il lip oil. Questo lo utilizzo tutti i giorni, al mattino quando mi trucco lo metto sempre. È un olio rimpolpante, idratante, lascia le labbra proprio belle polpose e ha anche questo colorino pescato che però non rimane, rimane proprio il lucido sulle labbra. È ottimo anche come base da utilizzare poi sotto a dei rossetti liquidi, dovete andarlo
a tamponare, sennò ovviamente il rossetto liquido non fa un bel effetto, però è un prodotto che è super, veramente idratante, confortevole, non appiccica, ha una profumazione anche molto gradevole, quindi questo è un prodotto che vi dico sto utilizzando tutti i giorni con soddisfazione. L'altro è il mascara volumizzante, che è quello che indosso anche oggi. È un mascara che dà volume, non tantissimo, non un volume drammatico, però un pochino di volume lo dona, non appiccica le ciglia, le rende belle nere. Mi piace perché dà un effetto naturale, un pochino volumizzato e non mi cade a pezzi durante il giorno, dura tranquillamente fino allo struccaggio, è anche facile da struccare, questo l'avevamo provato insieme nel Get Ready, l'ultimo che vi ho fatto. Un altro gloss promosso, poi questo ce l'ho da un po' di tempo, l'aveva acquistato mia figlia, infatti poi sarebbe suo, però io lo indosso anche oggi, è questo di Kiko della linea 3D Hydra Lip Gloss ed è il colore 05. È un pochino glitterato. Io questo lo utilizzo come top coat su delle matite o sui rossetti liquidi. Oggi ho messo la matita sempre di Kiko, la Creamicolor 301, e poi sono andata a picchiettare sopra questo per dare un pochino di brillantezza. Non si sentono i glitter sulle labbra assolutamente. Anche questo non appiccica, quindi un ottimo gloss, anche questo low cost, da Kiko tra l'altro una vita che non vado. Poi, ultimo promosso di questo video è la maschera Hair Food all'anguria rivitalizzante. Questa è una maschera che mi piace tantissimo anche a livello di profumazione, però a livello di performance preferisco sempre quella all'aloe. Comunque, anche questa è una buona maschera, districa bene i capelli, li rende belli morbidi. È una maschera indicata per capelli da normali a fini. Io questa, ve lo dico sempre, la utilizzo anche come maschera notturna, quindi vado a fare un impacco proprio dalle radici alle punte, viene assorbita dai capelli, quindi non mi sporca assolutamente il cuscino. La tengo su tutta la notte, poi la vado a risciacquare la mattina quando mi lavo i capelli e i capelli risultano veramente molto morbidi e districati. Quindi questa è promossa. Però se dovessi ricomprare, comprerei sempre quella all'aloe, che è la mia preferita. Passando poi ai bocciati, torniamo alle vecchie abitudini, vi boccio uno shampoo che è questo di Biofanature, lo shampoo ristrutturante alla cheratina vegetale. Questo è uno shampoo liquidissimo, adesso dovreste riuscire a vederlo anche dalla videocamera, vedete che texture liquida che ha. Ed è uno shampoo che fa poca schiuma, quindi se ne utilizza abbastanza perché essendo liquido se ne utilizza di più del solito. Quando lo vado a massaggiare non mi dà soddisfazione, mi sento tutti i capelli secchi già al lavaggio, non ha il minimo potere condizionante, quindi dopo bisogna assolutamente utilizzare un balsamo. La prima volta che l'avevo utilizzato non mi era dispiaciuto perché prima però avevo applicato la maschera alla notte, quindi i capelli risultavano morbidi appunto perché c'era la maschera. Provato le volte successive, assolutamente no, né a livello di lavaggio né come mi lasciava i capelli dopo. La prima volta erano vaporosi, sempre secondo me a merito della maschera. Le volte dopo invece i capelli mi risultavano sì puliti, però erano un pochino opachi e il secondo giorno erano già sporchi, quindi questo non è uno shampoo che fa per me. Lo terminerà già, chi sapete voi, e però magari lo utilizzerò anche per i pennelli perché è un boccione da 400 ml, è bello grande, però sì, è un prodotto che a me non è piaciuto e quindi non utilizzerò più. Un altro prodotto che non ricomprerei è questa crema corpo vellutante Pesca e Pompelmo Rosa di Biolis Nature. L'anno scorso ho utilizzato con soddisfazione quella al mango e alla papaya, buonissima la profumazione. Questa profumazione non mi piace assolutamente, quindi se la profumazione della crema corpo non piace, si fa anche fatica poi a terminare.
Come performance non è male perché comunque lascia la pelle bella idratata e elasticizzata, però non è una crema corpo proprio che mi piace a livello di profumazione, non ci sento né la pesca né il pompelmo. E quindi per me è un no, proprio solo per la profumazione, vi dico, perché come texture e come mi lascia la pelle mi piace, non è una crema nutriente, ma è idratante ed elasticizzante. Peccato, per la profumazione mi aspettavo veramente tutt'altro. Un prodotto che vi avevo già anticipato, che non mi faceva impazzire, ho provato ad utilizzarlo anche in queste mattine, ma proprio non fa per me, è questa crema contorno occhi rigenerante intensiva alla bava di lumaca di Natura Verde Bio. Questa è poco idratante per me, mi tira troppo la zona del contorno occhi una volta che la utilizzo e quindi magari proverò a darle un'altra chance d'estate, chi lo sa se magari funziona meglio. Questa contiene acido ialuronico, burro di karité bio, l'avevo acquistata da Tigotà, adesso si trova proprio tutta la linea di Natura Verde Bio, qui è arrivata da poco, però vi dico questo contorno occhi per me risulta poco idratante. Mi fa tirare troppo la zona e non è assolutamente una sensazione che mi piace. Mi sento proprio la zona, oltre che liftata, proprio che tira, e quindi non è un prodotto che fa per me. Qui nel mentre si è oscurato il cielo. Comunque, il video è terminato. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me fino alla fine. Se avete dei top low cost, mi raccomando, scrivetemeli nei commenti che mi insegno tutto. Grazie come sempre, vi mando un grande abbraccio e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!